proprio qui a Romano Canavese, tanti e tanti anni fa, un fratellino e una sorellina che si chiamavano Patatino e Patatina. Patatino era il fratello più grande, era quello più saggio, quello più tranquillo, quello più ubbidiente. Invece Patatina era la sorellina più piccola ed era quella più discola. Faceva sempre come voleva, anche se poteva fare il contrario di quello che gli si diceva, era proprio contenta. Il problema è che Patatino e Patatina erano poveri, 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 poveri. Erano così poveri che un giorno, anche se niente, 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 niente da mangiare, pensate. E difatti un giorno decisero che l'unico modo che avevano per sopravvivere era di andare a rubare le patate al vicino di casa. Allora Patatino va dal lupo e chiede al lupo di spaventare sua sorella che non vuole tornare a casa. E il lupo che cosa risponde? No! Allora Patatino, arrabbiatissimo, va dal bastone e gli chiede di picchiare il lupo che non vuole spaventare sua sorella che non vuole tornare a casa. E il bastone che cosa risponde? No! Allora Patatino va dal fuoco, gli chiede di bruciare il bastone, che non vuole picchiare il lupo, che non vuole spaventare sua sorella, che non vuole tornare a casa. E il fuoco dice? No! Allora Patatino va dall'acqua e gli casa. E il gatto dice? No. Sì! Lo mangio, lo mangio, lo mangio! Allora il topo dice, bene, allora io la corda la rodo, la rodo, la rodo! E la corda dice, io lo levo, il bue! E il bue dice, io la bevo, l'acqua! E l'acqua dice, allora io lo spengo, lo spengo, il fuoco! Il fuoco dice, beh, allora io lo brucio, lo brucio, lo brucio!